Avrà inizio alle 15 la riunione al Ministero del Lavoro, dove sono stati convocati il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ed il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, per definire misure straordinarie sull'uso degli ammortizzatori sociali. L'avvertenza ENI dunque approda sui tavoli romani dopo la maestosa manifestazione di ieri che ha visto sfilare in corteo migliaia di persone. Oggi al tavolo si chiederanno interventi concreti ed immediati. A Roma sarà presente anche una delegazione del Consiglio Comunale ed alcuni lavoratori. La richiesta, diciamo, che è stata concordata al tavolo regionale, diciamo, di ieri e l'altro ieri, è una richiesta chiara di attivazione delle politiche passive e attive di tutela del credito fino alla riconversione avvenuta del polo industriale. Questo significa, ecco, in un certo senso far prendere la responsabilità al governo sui processi autorizzativi inerenti, ecco, alla riconversione industriale in atto per ENI, ma più in generale, ecco, sui processi di riconversione legati al progetto di riqualificazione industriale previsto per l'accordo di programma dell'area di crisi complessa. Il ministro del Lavoro Poletti deve farsi carico delle esigenze di un intero territorio immediatamente. Ci attendiamo, ecco, che il Ministero del Lavoro con i suoi rappresentanti prenda in carico le proprie responsabilità e si faccia parte attiva, appunto, nell'eseguire quelle azioni necessarie in un'area di crisi, quindi di tutela al reddito per tutti i lavoratori, sia chi già gode di ammortizzatori sociali, chi è fuoriuscito al mercato del lavoro, chi ha perso l'azienda, quindi senza nessuna distinzione di sorta. Questo è il risultato più importante che deve uscire dal tavolo di oggi. La sensazione, diciamo, è di serenità, perché devo dire che forse per la prima volta, ecco, c'è un fronte unito che parte dalla Sicilia, costituito dall'amministrazione, dalla regione, da Italia Lavoro, dal prefetto, dai sindacati, che hanno concordato una linea chiara, semplice e facile da applicare se il governo decide di prendersi la responsabilità di quello che ha creato con la sua politica energetica nazionale. Si chiede il lavoro, gli ammortizzatori sociali hanno un tempo determinato. Siccome il lavoro non si crea dalla notte alla mattina, è giusto che loro possano comunque godere di un reddito minimo fino a quando questi cantieri non partono. Siccome proprio quello che è mancato, sancito dal protocollo d'intesa un anno fa, era proprio la tutela dei lavoratori, intanto loro devono darci quella tutela che era stata concordata nel protocollo d'intesa e contestualizzarla alla data di inizio dei lavori. Quindi noi non vogliamo ammortizzatori sociali a scadenza, ma vogliamo ammortizzatori sociali contestualizzati alla velocità del governo di darci le autorizzazioni per riconvertire il polo industriale.